Un summit a Roma per parlare anche delle tasse post-sisma tra i parlamentari e il commissario alla ricostruzione Paola De Micheli. Dispiace dirlo, ma denunciamo il fatto che tra i punti inseriti nel contatto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle non figura nessun impegno sulla ricostruzione e sul rilancio delle zone terremotate. A dirlo è stato il deputato abruzzese di Forza Italia Antonio Martino, eletto nel collegio dell'Aquila, dopo la riunione che si è svolta a Roma, con i parlamentari appunto delle quattro regioni del centro Italia, oltre all'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite anche loro dal sisma. La De Micheli ha preso l'impegno a emanare un provvedimento che ridurrebbe di molto l'impatto, altrimenti devastante, della procedura di infrazione UE per la quale è stata imposta la restituzione delle agevolazioni fiscali per il terremoto dell'Aquila del 2009. Il parlamentare Gaetano Quagliariello ha spiegato che si tratta di un provvedimento interpretativo che aveva sollecitato anche lui al governo, sia con un atto di sindacato ispettivo che nel corso di un precedente incontro con il sottosegretario. Un provvedimento per consentire di applicare al terremoto dell'Aquila la soglia di rilevanza dell'aiuto, il cosiddetto de minimis, non a 200.000 euro ma secondo i parametri del temporary framework, dunque con una franchigia di 500.000 euro. Anche la deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, ha confermato l'impegno del commissario De Micheli. Una soddisfazione moderata, quella del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Vale la pena ricordare che ad oggi sono circa 350 le imprese professionisti nei confronti dei quali, con la notifica di cartelle settoriali, è stato avviato il recupero delle tasse sospese per 18 mesi nel cratere del sisma su richiesta della Commissione europea, che considera questa sospensione appunto aiuto di Stato. Poi è arrivata una proroga dei termini per 120 giorni. Fatto questo che ha portato il TAR a non concedere poi la sospensiva, una questione per la quale l'intero territorio aquilano si è mobilitato. Il sindaco ha dichiarato di apprendere con piacere dell'impegno del sottosegretario alla presidenza del Consiglio e commissario Paolo De Micheli circa l'applicazione del de minimis. Colpisce favorevolmente poi, dice Biondi, il cambio di passo del governo uscente che solo qualche mese fa era rigidamente bloccato su posizioni diametralmente opposte, con ciò a significare che la battaglia combattuta in questi mesi ha centrato l'obiettivo.